Eccoci a tutti, buonasera. Buonasera Buonasera a ragazzi. tutti. Ciao a tutti. Allora, siamo qualche minuto in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta arrivare da voi anche questa sera. E niente, partiamo subito con la super presentazione dei nostri ospiti. E Nicolò, vuoi introdurre tu i nostri super esperti? Assolutamente sì. Abbiamo un episodio un po' speciale stasera, nell'avvicinamento alla tappa di Anterselva. E proprio di Anterselva sono i nostri ospiti, che sono Anna Aufenthaler, atleta classe 2001 del Centro Sportivo Carabinieri, e papà, nonché allenatore responsabile della nazionale statunitense, Armin Aufenthaler. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, Ciao, buonasera. ciao, Ciao, ciao. buonasera. Bene, un piacere avervi qui. Nicolò, ti vedo un attimo frizzato, ma forse ti stai Ovviamente anche recuperando. la mia connessione ha voluto salutare. Allora, Bene. innanzitutto partiamo dalla notizia di oggi. Quindi, Anna, abbiamo saputo tramite comunicato fisico e poi ti vedremo in gara, ecco, questo fine settimana nella gara di casa. Ecco, raccontaci un po' quando l'hai saputo e le tue sensazioni. L'ho saputo ieri dopo la gara, quando eravamo in pulmino, mi hanno chiamato e mi hanno comunicato la notizia. E niente che dire, cioè, Coppa del Mondo in casa è sempre qualcosa di speciale, poi la prima volta, sì, emozione particolare, ecco. Ma senti una cosa, parlavamo giusto prima della diretta con anche Nicolò. Il giorno prima Lisa vince con l'individuale, insomma, arrivi tu e il giorno dopo con lo stesso pettorale numero 23 provi lo zero e porti a casa il successo nella short individual di Pokljuka. È stata un po', secondo te, un segno del destino? E, dai, sei stata un po' ispirata dall'impresa di Lisa del giorno prima. Beh, bella coincidenza direi. ovviamente vedere le atlete italiane in Coppa del Mondo far bene e soprattutto vincere è sempre una motivazione in più anche per noi, soprattutto perché ci siamo allenate assieme, sappiamo cosa sta dietro, quanto lavoro c'è dietro e sì, lo prendiamo come ispirazione e cerchiamo di imparare. Più possibile. Grazie. Scusate. Eccolo. Ok, allora possiamo partire con i nostri contributi. Eccoci qui. Allora, facciamo un passo indietro, Anna. Noi ci siamo sentiti nella diretta l'anno scorso dopo Arber. E nella seconda parte di stagione, diciamo, c'è stato come appuntamento principale quello dei mondiali negli Stati Uniti a Solderollo, dove ti sei tolta un po' di soddisfazioni e ho portato a casa qualche medaglia, ma quello che fa più, diciamo, specie è diciamo, il livello di prestazione che hai dato nell'appuntamento, più importante della stagione, culminato poi con la medaglia d'argento nell'inseguimento alle spalle di Bobornikova. Sì, è stato un mondiale junior bellissimo, ce lo siamo goduti al pieno. Poi ovviamente portare a casa due medaglie, una in staffetta, una individuale, è stata una cosa che quando sono andata là non me l'aspettavo. Sapevamo che potevamo far bene, ma ovviamente poi quando sei in gara può succedere di tutto e quindi super felici di quello che abbiamo ottenuto e devo dire che a livello emozionale non saprei dire quale medaglia è più pesante perché comunque cioè da un lato è bello avere finalmente una medaglia individuale e dall'altro lato è stato bellissimo condividere la medaglia con le compagne di squadra. Anche perché è da anni che ci alleniamo assieme e sì, siamo diventate amiche. Ma abbiamo detto prima tappa un po' di casa questa.
Abbiamo visto che sei in forma, ti ci sei avvicinata anche parecchio, potrebbe essere la tappa giusta per i primi punti in Coppa del Mondo, come la vedi? Per ora non cerco di pensarci, ecco, cerco di fare il meglio possibile, sì, fare un bel lavoro sia al poligono che in pista e poi quello che ne esce, esce. Godermi, l'obiettivo principale è godermi al pieno questa possibilità, questa esperienza. Assolutamente. Ma facciamo un passo indietro. Torniamo alla settimana scorsa, perché dopo la super, diciamo, vittoria siamo arrivati alla sprint del sabato. A un certo punto, insomma, vediamo un poligono in piedi, insomma, con due errori segnati, e poi d'improvviso esce, insomma, una piccola notizia. Cos'è successo? Vuoi raccontarci, insomma? cioè vorrei tanto avere una spiegazione, però non ce l'ho. Ero un po' sovrappensiero e sì, alla fine un attimo che non sei lucida e queste cose capitano e quando me ne sono accorta era già troppo tardi, quindi Si tira dritto, succede una giustamente. volta nella vita. Ma sì, tutta Esatto. esperienza. Sempre meglio che ci sia capitato in un weekend già vincente così. Comunque, difficili le condizioni, no? In Slovenia nel weekend c'è stato tanto vento, tantissimi problemi al tiro da parte di tantissime. Raccontaci un po'. Ma devo dire che i primi 2 giorni neanche difficilissimi le condizioni, più l'ultimo giorno che c'era parecchio vento, anche affollate un po', e quindi era anche un po' una lotteria. C'era chi aveva meno vento, chi aveva più vento, ma alla fine questo è il biathlon e anche per questo che ci piace, quindi va bene così. Chiedo invece, visto che abbiamo parlato comunque dei mondiali junior di Solderolo, abbiamo visto anche un cambio generazionale nella nazionale statunitense, perché si sono ritirate atlete di assoluto livello come Dankley e anche Kerrigan, chiaramente, che hanno fatto un po' la storia negli ultimi anni, ma prima ancora ci sono stati Burke e Bailey in campo maschile. E questi piccoli appuntamenti, ad esempio, i mondiali junior, poi adesso c'è in corso a Lake Placid, l'Universiade, possono dare una mano, Armin, al movimento statunitense che gestisci a poter crescere e raggiungere magari un giorno, diciamo, i podi di Coppa del Mondo? Di tutte le gare che riusciamo a fare oltreoceano, anche Canada compreso, vanno bene per il movimento nordamericano, non solo Stati Uniti. Quello dove stentiamo un po' avere delle gare domestiche, anche perché cioè, Stati Uniti sono molto molto grandi, ci sono, cioè, dall'est all'ovest, cioè, non è come andare dal Friuli in Valle d'Aosta, cioè, sono solo 6 ore di macchina, 6 ore di macchina sono pochissime, non raggiungi neanche un altro stato. Quindi organizzare gare a livello domestico, nazionale, è difficilissimo, quindi ci stiamo lavorando su questo. E in più allora avere gare internazionali di spessore, vanno molto bene per dare visibilità che c'è questo sport. È praticabile anche negli Stati Uniti, ci abbiamo tante nuove stadi, tante nuove possibilità dove poter praticare lo sport, però è ancora sconosciuto, quindi questi eventi vanno molto bene per pubblicarlo, per dare visibilità. E poi c'è da aggiungere il fatto che il tuo staff è ricco di elementi italiani, ecco, ne vediamo alcuni qui nella fotografia: Luca Tommasi di Predazzo, lo Skinman, Giovanni Ferrari di Frassinoro, e anche in passato è stato Federico Ferrari che adesso Fontana, che ha dei ruoli un po' più organizzativi, diciamo, e poi è il nuovo ingresso di Emil di questa stagione, di Bormetti di Livigno, e uno staff a stelle e strisce, ma anche tricolore.
molto tricolore questo staff, andiamo molto d'accordo tra di noi, siamo riusciti a ingranare molto bene quest'anno anche con Emil che è entrato, con Luca che è entrato, e lo staff sta lavorando bene, ci divertiamo, siamo pochi però buoni, pochi ma buoni, e quindi cerchiamo di tirare tutti nella stessa direzione, è quello che è l'unica cosa che ci fa andare avanti. Ci stiamo riuscendo, facciamo passi piccoli, però li facciamo. Abbiamo qualche atleta giovane nell'ambiente maschile che sta facendo, inizia a fare bene, e dobbiamo ancora trovare un po' qualche atleta a livello femminile dopo che hanno lasciato tante ragazze, insomma, anche di alto spessore con successo negli ultimi anni. Sì, mi ricollego proprio a questo perché abbiamo visto, soprattutto nelle ultime 2 settimane, in questo inizio di 2023, degli Stati Uniti veramente pimpanti nelle staffette. Noi eravamo presenti a Pokljuka quando con Schommer e proprio Deirdre Hyrens si è sfiorato insomma, quasi il miracolo nella single mixed. Poi purtroppo l'ultimo poligono ha detto male insomma, alla vostra rappresentante, ma poi a RuPaul nella staffetta maschile. Con Schommer, Doherty, Brown e Germain ha comunque chiuso settimi, quindi sicuramente risultato di super prestigio. Come dicevi tu, siamo in un momento insomma, di sicuro cambio, ma secondo me già i primi segni di una rinascita e di un potenziale insomma, abbastanza interessante si sono già visti. Cosa ne pensi? Sì, il risultato delle staffette ci fa ben sperare, soprattutto la staffetta dei maschi. Adesso a RuPaul era il miglior risultato dal lontano 2018, quando correvano ancora Bailey e Burke. Eravamo molto, molto contenti dopo aver fatto questo risultato, che è anche venuto non avendo avuto una gara perfetta. Quindi ci fa ben sperare. Allora, vogliamo Nick introdurre un nuovo argomento con una sorpresa, una piccola sorpresa? Assolutamente sì. Allora, vediamo, diciamo di cosa si tratta. Sono veramente contenta per Hanna anche perché so che ci alleniamo sempre assieme e ci dà uno stimolo se lei mi vede in Coppa del Mondo che va bene, io vedo che in Ibu Cup lei va bene e ci dà sempre uno stimolo quando vediamo quei risultati e forse adesso possiamo gareggiare assieme e sarà una bella atmosfera lì a Anterselva. Sono veramente contenta per Hanna anche. Eccoci. Diciamo che già Rebby era agitata di suo, adesso lo sarete in due, ma sarà sicuramente una bella esperienza poter gareggiare, come dicevamo prima, nella tappa di casa. Insieme forse è ancora più bello. Sì, ovviamente poter condividere questa esperienza, visto che siamo molto amiche, è una cosa unica. Non molti hanno il privilegio di poterlo fare, e in più penso che parlo per tutte e due, che è un sogno nel cassetto che si avvera, ecco. In generale, in realtà, anche proprio come gruppo, voi ragazze giovani siete un gran bel gruppo. Nora, Eleonora ha vinto settimana scorsa in Slovacchia. Comunque, Beatrice e Michela continuano a fare ottimi risultati in Ibu. Poi vediamo Rebecca stabile in Ibu Cup, in Coppa, scusami. Samuela che sta facendo degli ottimi risultati. E anche Linda sta tornando. Siete un bel gruppo. Che clima si respira tra di voi? Ma diciamo che andiamo tutte molto d'accordo, poi è uno stimolo in più se sai che cioè una può fare bene in coppa, quindi cerchi di non so, per esempio quando fai ripetute di starle dietro e così. E sono stimoli che nel gruppo sono importanti perché ti aiutano a crescere e non cresci solo come individuo, ma cresciamo soprattutto come gruppo.
E quindi sì, ci riteniamo molto fortunate di avere questa possibilità sì, di poterci allenare assieme. Assolutamente, no, siete proprio un bel gruppo. E mi viene da collegarmi una domanda, magari in cui potete rispondere insieme, nel senso un po' più leggerina. Da piccola, insomma, quando Anna era piccola, sei stata tu a spingere tuo padre a farti praticare biathlon o è stato lui a portarti sulla strada, diciamo, di questo splendido sport? Com'è nata, insomma, il tuo percorso da biatleta da piccolina? Oddio, io mi ricordo solo che quando ero piccola spesso andavamo a sciare, cioè come famiglia andavamo a sciare su al centro, e niente, vedevo dei miei amici che erano già iscritti nello sci club e che facevano allenamenti e quindi penso che principalmente tutto per quello ho poi chiesto se potevo provare il biathlon anch'io, e penso che per quello appunto poi ho chiesto anche di potermi iscrivere là e sì, poter praticarlo perché principalmente c'erano degli amici e quindi più per stare assieme, ecco. Allora mi collego un attimo alla domanda del nostro pubblico, visto che vi riguarda direttamente. Immagino che non sia facile avere un padre come allenatore e una domanda per Armin, sotto quale aspetto vedi più migliorata Anna quest'anno? Ma lei soprattutto ha migliorato il tiro, almeno così da fuori vedo che sta sparando molto bene. È molto brava a focalizzare, a concentrarsi sul tiro dal primo tiro all'ultimo. Ha un background teorico e pratico molto elevato, direi. È cresciuta anche a livello fisico, quindi ci sono degli elementi dove è riuscito ad aumentare la qualità. Questo fa trovare un po' di successo nell'Ibu Cup e adesso in Coppa del Mondo bisogna non aspettarsi troppo, penso io, ma penso che se fa le cose che sa fare, troverà delle cose, dei risultati molto belli. Proseguiamo con, diciamo, un altro piccolo Seconda, sorpresa. Sì. Eccoci vai pure con l'audio, che poi qui. chiediamo se si riconosce. Ciao Nicolo, buongiorno. Per Hanna ha lavorato bene il prossimo anno e i risultati, specialmente con tiro, sono la conseguenza di questo lavoro per me. Per il lavoro insieme con Armin, ho lavorato con lui 4 anni, in America. Allora lo conosce bene, lui conosce bene me e penso che sia importante per la squadra. Abbiamo cercato di lavorare bene con la filosofia del programma di allenamento, insieme. E adesso la squadra americana è giovane, ma con il duro lavoro ha molto potenziale. Eccoci qui. L'avete riconosciuto? Sì, ovviamente. È stato subito riconosciuto. Stiamo parlando di Ione Kakkonen. Abbiamo già sentito, insomma, Anna in un paio di interviste tra quest'estate, insomma, inizio stagione, ma vogliamo provare anche a raccontare a chi ci sta seguendo in questo momento, e quindi una domanda ovviamente rivolta ad entrambi. Qual è il vostro rapporto? Cosa, in particolare, insomma, chiaramente a te, Anna, cosa ha portato di nuovo l'arrivo di Ione e tu Armin, insomma, il rapporto che hai, che vi lega. Ion è stato il nostro new entry di quest'anno, come coach, soprattutto per quanto riguarda il tiro, ma non ha portato input nuovo solo al poligono, ma anche penso quanto riguarda il lavoro organico.
E niente, penso che ci ha fatto molto bene avere qualcuno che vedeva la cosa un po' più oggettiva. E devo dire che con noi andiamo tutti molto d'accordo, abbiamo legato fin da subito. E sì, penso sia un buon allenatore, ho fatto dei lavori importanti con lui e quanto sembra il lavoro sta pagando, quindi grazie a lui, ma anche grazie a tutto il resto dello staff. Tu, Ma Arne? guarda, io con Ionne mi lega, direi, una grande amicizia perché abbiamo lavorato assieme e anche gli anni dopo che io sono andato in Svizzera c'era sempre un ottimo rapporto, insomma, e sono sempre stato invitato anche dalla squadra americana anche quando ero via. E far qualche festa, qualche incontro e rivivere i tempi vecchi che adesso ancora si fa. Abbiamo ancora, diciamo, un piccolo chat della vecchia Stati Uniti di allora e andiamo molto d'accordo. Mi lega una buona amicizia con lui. Non solo quello, ma anche il rapporto professionale, riusciamo sempre a scambiarci, ancora adesso ci parliamo, è un rapporto che si è creato negli anni e molto molto positivo, non vorrei mancarlo. Ok, io mi complimento con Ionne per il suo italiano che sta migliorando step by step. Faremo diversi. Ma sono rimasto impressionato perché ha fatto un bel discorso, insomma, in italiano. Nei primi secondi devo ammettere che facevo fatica anch'io quando è stato, diciamo, ci ha mandato l'audio inizialmente a capire, poi ho detto è incredibile, in poco tempo sta veramente facendo passi da gigante. Vuole mettersi sempre alla prova, fa bene. Va bene, ragazzi. Allora io vi ringraziamo per la disponibilità e ci vediamo tra qualche giorno in pista Anterselva. Certo. Grazie a Grazie a voi, voi. A presto, saluto. grazie mille della compagnia, è stato un piacere. Grazie per Ciao, l'invito. grazie mille. Ciao, Ciao. 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 Eccoci. Allora, com'è andata? Direi molto bene. A parte qualche problema, forse di tutti e tre di connessione, ogni tanto No, saltavamo un disastro. A turno, ecco, cominciamo subito perché chiaramente. Abbiamo detto che la notizia di oggi ci sono stati i convocati, insomma, giustamente per Anna è stata una grande giornata, ma la vera bomba, diciamo, di giornata è arrivata poco fa con una notizia che ha un po' sconvolto il mondo del biathlon, soprattutto quello italiano, e naturalmente la notizia riportata dal nostro amico e collega Giorgio Capodaglio, che ha intervistato Federica Sanfilippo, che purtroppo, insomma, ha deciso, dopo la mancata convocazione per la tappa di casa, di passare ufficialmente al fondo e di lasciare il mondo del biathlon. E quindi sì, mettiamo un po' di pepe a questa diretta e ti Grazie chiedo, Paolo. insomma, quali sono le reazioni a caldo di questa notizia che ci ha toccato sicuramente tutti. La stai Vai chiedendo Nicola, a inizia me? tu. Inizia tu, Se inizia tu, tu. di solito inizio io a rispondere, questa volta tocca a te, No, Anna. poi vado io, però prima vai tu che sei più moderato. No, io sono al solito diplomatico, ormai avete imparato tutti a conoscermi. È chiaro che la situazione dei pettorali, delle convocazioni, degli schieramenti in staffetta ha influenzato questa situazione. Si sapeva già che ci sarebbero state delle scelte difficili da fare per quanto riguarda la nazionale italiana. Un po' sono state fatte durante già la preparazione, perché è il secondo anno al di fuori della squadra nazionale. E mi metto nei panni dell'atleta, non è facile, non è stato facile per lei in questa come la scorsa stagione, partire con il gruppo sportivo e ingranare, diciamo, poi per guadagnarsi le gare in Coppa del Mondo.
Stiamo parlando comunque di un atleta che ha fatto la staffetta olimpica, per cui è stata ed è forse tuttora la numero 3 del movimento. Però mi metto anche dal lato della federazione che ha fatto delle scelte un po' sul presente, un po' sul futuro per cercare di valorizzare un po' tutto il movimento. E quindi non è tanto per il discorso di Anterselva o di Oberhof, ma quanto il percorso che ci porterà poi a Milano Cortina. Non è semplice, non è stato semplice mettersi nei panni del direttore tecnico, dei tecnici che hanno dovuto fare le varie scelte, e purtroppo c'era da mettere in conto anche questo tipo di situazione. Se mi metto io nei panni dell'atleta, posso capire questo stato d'animo, diciamo, di. Assolutamente. Ecco, Ma allora, poi ditemi voi. no, a me dispiace sicuramente perché comunque Federica sono anni che dimostra che ci vuole essere, che è determinata e alla fine poi c'è, è comunque la numero 3. Capisco le scelte in previsione di Milano Cortina, i cinque pettorali sicuramente non aiutano, cioè, lo posso capire. Penso però che forse la gestione non sia stata delle migliori, poi è chiaro che tutti bravi dal divano, ecco, insomma. A me dispiace per Federica, per l'atleta, tutto qua. Umanamente è una grande professionista, quello Quello niente sì. da dire. Sì, senza dubbio avete già detto, avete già snocciolato la questione voi, non mi sento di aggiungere più di tanto, se non che probabilmente per chi è un po', insomma, addetto ai lavori, ma non solo, anche i tifosi, è un ritiro che fa tanto male, ma forse non è neanche così tanto inaspettato, nel senso che prima o poi sarebbe dovuto succedere, nel senso se continui a doverti rialzare e tutte le volte dimostri di saperlo fare, prima o poi arriva quella volta che non ne hai più le forze. E quindi io non mi sento di fare altro, insomma, che farle un enorme in bocca al lupo Assolutamente. per la seconda parte della sua vita. E niente, forse la cosa migliore è riprendere, insomma, le parole, le vedete, ecco, di Dorotea, che ha salutato la sua grandissima amica con un messaggio che ha un valore probabilmente dolce e amaro, che racconta del loro percorso insieme, dei sogni che probabilmente si sono poste fin da quando è stata nominata l'Olimpiade 2026 a Milano Cortina, di gareggiare insieme, di provare a vivere questo sogno. E purtroppo, insomma, in questo momento questo sogno è stato definitivamente, insomma, spento, e quindi sicuramente anche per Dorotea, che è sempre stata molto molto legata a Federica Sanfilippo, non deve essere un momento particolarmente facile, ecco. Assolutamente. Andiamo a vedere cosa ci stanno appunto chiedendo i nostri seguaci, perché vedo tante domande. C'è una domanda un po' tecnica. Se vediamo il fatto che abbiamo una staffetta con possibilità di medaglia ai mondiali, avrebbe dovuto cambiare un po' la gestione di tutta la faccenda. Beh, anche qui provo a chiederlo a voi, io ho il mio, diciamo, il mio parere, poi fatemi sapere. Non lo so, diciamo, io pensavo, poi, diciamo, l'ambizione finale non è quella di vincere la Coppa del Mondo, ma mi immaginavo che con le sei atlete convocate a RuPaul's ci fosse un po' più di turnover in ottica staffetta, per gestire le energie poi nelle varie gare, non so, la MAS, oppure in vista proprio di Anterselva, che non è l'appuntamento principale della stagione, ma quasi, diciamo, per quanto riguarda quantomeno l'Italia. Scelte diverse, la nazionale, diciamo, ha puntato forte sulla staffetta, che era già stata positiva a Kilzen, che è salita sul podio e ha saputo confermare quel livello. C'era margine di fare esperimenti?
Forse, ma si era già deciso di riposare Passler in ottica proprio staffetta, quindi delle scelte erano già state fatte. I risultati dell'individuale, diciamo, non hanno fatto emergere in modo, o anche del weekend di Pokljuka, dei cambi, diciamo, per meritocrazia, chiamiamoli così, per cui sono scelte condivisibili dal mio punto di vista, quelle dello staff tecnico. Qualora una delle due atlete di punta, visto il livello di rendimento e i podi ottenuti, avesse potuto o chiesto deliberatamente di fare un turno di riposo, allora sarebbe potuto cambiare il discorso. Ecco. Però sono scelte un po' tra gli atleti e lo staff tecnico, chiaramente noi ne siamo al di fuori. Cioè, quello che mi viene da dire è che forse più che aumentare le possibilità dell'Italia, dava un po' più di garanzia alla staffetta italiana, nel senso che non c'è ancora, diciamo, una chiara gerarchia di chi arriverà tra le giovani, insomma, più in forma, e quindi sarà giusto che prenderà parte insomma, a quella rassegna così importante. In questo senso, Federica, ti garantiva una sicurezza sicuramente maggiore, perché ecco, sotto questo punto di vista c'ha sicuramente molta esperienza e ha sempre, insomma, si è sempre fatta trovare presente. Però, giustamente, come si diceva, adesso è iniziato un nuovo quadriennio olimpico, sono state fatte delle scelte, più o meno condivisibili, a questo punto ormai appunto non importa, e si deve guardare avanti. Abbiamo un gruppo di giovani, come dicevamo prima, molto molto forte, molto agguerrito, molto competitivo, e quindi si guarda avanti e speriamo di crescere molto in vista di Milano Cortina, ma anche, insomma, anno per anno, in tutte le manifestazioni che contano. Ok, allora io passerei, visto che abbiamo analizzato un po' tutta la situazione, ai convocati, poi che vedremo in gara ad Anterselva, perché ci sono diverse novità. Abbiamo illustrato stasera Anna nella nostra diretta, ma ce ne sono altre. Ecco, voi cosa pensate dei nuovi convocati? Le novità? Avremo l'esordio in Coppa del Mondo di Elia Zeni. E poi, diciamo, la speranza, diciamo, non è convocato, ma sarà in allenamento anche Luca Sommer, con la Disponibile. speranza di averlo poi disponibile per le gare di Obero. Ma Zeni direi meritato. Assolutamente come Anna, e ci sta l'esordio per Zeni e un'altra tappa, che poi è la tappa di casa per Anna. E Luchi, intanto già vederlo tra i convocati è già un pochino meglio. Poi speriamo di averlo per i mondiali, c'è ancora qualche settimana, vediamo. No, guarda, sì, io mi viene in mente, insomma, quando io e Nicolò eravamo proprio inizio stagione a Martello, che guardando, insomma, le competizioni dalla sala stampa, ad un certo punto gli faccio: Zeni quest'anno è una belva. Sugli sci, subito, dalla prima gara, io ho visto che era qualcosa di miglioratissimo. Non mi aspettavo, devo essere onesto, di vederlo in Coppa del Mondo da lì a di fatto un mese e mezzo, però sicuramente sono felicissimo per lui, anche perché siamo di fatto conterranei, e quindi gli auguro tutto il meglio. Sicuramente, insomma, si è deciso di ribaltare un po' le carte, diciamo l'ultima tappa prima della pausa pre-iridata, quindi ci sta fare questo tipo di convocazioni, vedere un po' il livello di tanti giovani e di tante, insomma, secondo me, tanti scontri diretti ci saranno magari in questo senso, e poi chiaramente si faranno delle scelte in vista del mondiale, però sono abbastanza d'accordo con le scelte che sono state fatte al maschile e anche al femminile, insomma.
che diciamo le enunciamo. David Zingerle, diciamo, lasciato a riposo dopo aver saltato interamente il weekend di RuPolding, ha avuto anche un piccolo, diciamo, raffreddore prima dell'individuale, e poi nel femminile avevamo visto Eleonora Fauner che aveva vinto in Ibukawa Breizh Nosbly, e invece non è, diciamo, con Federica Sanfilippo non sarà della partita ad Anterselva. Abbiamo parlato di futuro, torniamo un secondo a quanto è successo a RuPolding, perché ovviamente dopo aver assistito alla settimana di Dorothea Wehrer in quella di Pokljuka, abbiamo assistito ancora di più alla settimana di Lisa Vitozzi a RuPolding. È riuscita a tornare. Come abbiamo anticipato, insomma, anche prima il successo, 4 anni dopo il suo successo, insomma, terza vittoria. E cosa rappresenta per il team italiano questo ritorno a livelli altissimi di Lisa? Perché secondo me, come l'abbiamo vista a RuPolding, non l'avevamo mai vista neanche in passato. Vai Arianna, poi Rodrigo. Vabbè, 3 medaglie in 3 giorni, direi che insomma intanto ha dimostrato che la sprint di settimana scorsa è stato un attimo di defiance e è tornata con una vittoria giusto per mettere un attimo in chiaro le cose. Allora, intanto cosa rappresenta per lei, secondo me? Nel senso che comunque vederla commuoversi sul podio, sapendo comunque tutto quello che c'è stato dietro, cioè è stata comunque. Ah, ok, c'era anche una domanda, perfetto. Sì, E stavo beh, proprio sottolineando quello che stavi dicendo, insomma, ci siamo tutti emozionati comunque. Eh sì. in quell'intervista di Giulio. Ma perché comunque sai cosa c'è dietro, quindi la fatica che ha fatto gli scorsi anni è questo qua. Cioè, sono molto contenta che sia arrivato. E poi secondo me è uno stimolo per la squadra italiana, cioè banalmente il non mollare, banalmente il cioè io ci sono, sono qui e che può far da esempio a tutte le giovani. E appunto, come dicevamo prima, adesso sono un bel gruppo, sono dietro e sono tutte lì. Secondo me, grandi risultati, ma è stato anche proprio bello vederla poi emozionata sul podio. Sono d'accordo, infatti non avrei voluto essere nei panni di Giulio che l'ha intervistata e ha mantenuto il suo aplomb, è stato bravissimo. E no, c'è da dire che è tornata a vincere 4 anni dopo, più o meno, diciamo, 4 anni precisi, e vinse quella famosa doppietta sprint di inseguimento a Oberhof, dove andremo tra non molto. Io che sono super scaramantico, invece dico che si è sbloccata un po' psicologicamente con i 4-0 ottenuti nell'individuale, che valgono forse di più del successo, ma proprio lei nei confronti del tiro ha trovato l'equilibrio giusto e diciamo, la fiducia giusta, e si è visto poi nelle gare successive. E sarà un bel banco di prova anche la sprint di Anterselva, e se lo supera a pieni voti, come ci auguriamo che sia, diventerà poi tosta anche per le altre, diciamo, da affrontare poi a Uberò, che non è RuPolding, è un Non è percorso totalmente l'opposto forse a livello di caratteristiche per il dislivello, per le salite che presenta. Però la fiducia in questo sport fa tanto, per cui arrivare nelle migliori condizioni assolutamente. fisiche e mentali ti dà una marcia in più. Avete voi parlato, insomma, a fondo dei sentimenti di Lisa Vitozzi, io porto in alto un altro argomento, diciamo, che di questo fine settimana, che è, insomma, questa stretta di mano, questo sguardo tra le nostre due campionesse, che forse vale ancora più dei risultati, perché abbiamo aspettato per anni un ritorno
alle origini, se così vogliamo chiamarlo. Io ho e sto vedendo un miglioramento proprio di clima all'interno della squadra molto importante negli ultimi mesi, e questo secondo me può e di fatto ha aiutato tantissimo Lisa ad emergere come poi è riuscita a fare. Abbiamo bisogno di entrambe le nostre due campionesse perché Dorothea Wiler è e continua a essere immensa, Lisa Vittozzi è il nostro futuro e quindi insomma vederle di nuovo guardarsi con quel fuoco negli occhi, pensare ad ogni gara che una sarà lì pronta a cercare di battere l'altra, consapevole che l'altra è lì pronta a battere lei. Secondo me sono le cose che più ci mancavano a livello italiano. Quindi, niente, io riparto da qui, da un paio di foto, insomma, che sono girate in internet, tra cui quella che vi abbiamo mostrato, e speriamo di continuare così in vista di Hunter Selva e poi chiaramente anche in futuro. Ma io sono una fan, quindi Mick lo sa. Gli mando tutte le foto di loro due insieme. A Diciamo livello, che vai, Nick. come rendimento sembra proprio quello della famosa stagione 2019-2020. Sei frizzato? Stasera le connessioni non è che ci stanno più dando una No. mano. Sei tuttora frizzato, ok? Ok, Sono tornato, è eccomi. tornato, vai. No, il livello sembra quello della famosa stagione in cui si sono giocate la Coppa del Mondo e non sono prima e seconda, ma sono terza e quarta perché le altre due in questo momento hanno qualcosina in più, però diciamo importante è lo stimolo all'interno della squadra, ma quello, come parlavamo con gli allenatori, vale dalla Junior Rainbow Cup, dalla Coppa Sì, Italia fino al podio di Coppa del Mondo, per cui è un continuo stimolo di energia positiva per cercare di ottenere dei bei risultati e speriamo che si possa continuare in questo modo. ma così, a proposito di avere qualcosina in più, passando al maschile, cosa Vabbè. possiamo dire settimana dopo settimana? Cosa si può aggiungere su quello che sta succedendo in campo No, maschile, ha perché detto che la prossima settimana prova a sciare al contrario. No, non lo so. vai Nick, vai, voglio No, sapere. ha vinto ieri con una buona superiorità, ecco, nonostante i tre errori, ma è proprio l'approccio psicologico alla gara, che probabilmente è una fiducia tale Sì. che può permettersi probabilmente anche qualche errore in più, ma non ha dubbi poi che alla fine dei conti il primo a tagliare il traguardo, a fissare il miglior tempo, poi sarà lui. In questo momento è ingiocabile. Spero che per i mondiali invece qualche atleta che ha fatto scelte diverse, faccio l'esempio di Jacqueline che ha riposato, si è preso un break a Ridanna, piuttosto che atleti più consistenti sulla parte tiro possano dare del filo da torcere, ma se va così è complicato, ecco. Sono d'accordo. Veramente, veramente difficile fare i conti con questo Ioannes qui. Sta riscrivendo la storia del biathlon, sta battendo ogni tipo di record. Secondo me è anche inutile stare qui a elencarli, perché chi segue il biathlon, insomma, ormai lo legge e lo sente, sente questo tipo di numeri, di dati un po' dappertutto, ma niente, noi possiamo fare altro che goderci questo spettacolo, aspettare che qualcuno salga di condizione in vista dei campionati mondiali e vedere la battaglia magari un po' più serrata. Assolutamente sì, e non che Christiansen non sia un degno avversario, lo stesso Lagerheide. Tra l'altro sono spesso sul podio loro tre ultimamente e c'è stato Tarei Bo o Jakov Fak a sorpresa
nell'individuale, e per cui anche per Tommaso, il nostro Tommaso, che è sempre lì a caccia di questo risultato così prestigioso, non sarà facile inserirsi tra i vari atleti top. Quindi, ma I glielo nomi sono auguriamo. tanti. Beh, i nomi sono tanti, però tra i nomi c'è anche lui. Anche lui, assolutamente. Anzi, l'individuale per lui potrebbe essere stata la prova di maturità. Poi non lo deve cercare troppo, o deve, non deve strafare, ma deve fare il suo miglior biathlon, che prima o poi ci cascherà sul podio. Sì, in questo momento abbiamo, in questo 2023, mettiamola così, abbiamo senza dubbio il miglior giovane in circolazione, quello più in forma. Sappiamo insomma che anche tra i suoi coetanei o quasi coetanei la concorrenza è elevatissima. E quindi nulla è dato assolutamente per scontato, ma le basi che sta ponendo Tommaso tra Pokljuka e Ruppolding, adesso vediamo come si comporterà. Ecco, secondo me una bella prova di maturità, a proposito di prova di maturità, sarà proprio Anterselva, perché cambia la difficoltà del poligono, cambia l'altitudine, cambia un po' tutto, quindi se Pressione di dopo gareggiare in casa anche. cambia la pressione di gareggiare in casa, se dopo due tappe così positive riuscirà a tenere alto o altissimo il livello anche ad Anterselva, vorrà dire insomma che siamo al cospetto di qualcosa di già pronto per farci divertire. Ecco, lo siamo già lo stesso, però mi aspetto delle risposte da questa settimana. Così, dai. Avete qualcos'altro da aggiungere? Ma sì, possiamo già anticipare che il prossimo fine settimana saremo ad Anterselva da giovedì con l'inizio delle sprint, poi le sprint femminile e maschile venerdì, inseguimenti sabato e le staffette domenica. Prende una settimana di break l'Ibu Cup perché ci aspettano a fine mese i campionati europei di Lenzerheide e allo stesso tempo nella settimana prossima abbiamo anche gli Yay-Off, famosi Yay-Off che avremo in casa a Forni Avoltri e vedremo gli atleti 2005-2006 battagliare per le medaglie nel primo confronto giovanile per loro a livello internazionale. Benissimo, diciamo che secondo me, insomma, non possiamo fare altro che aspettarvi tutti a braccia aperte ad Anterselva, più carica e piena di pubblico che mai dopo anni difficili. E, diciamo, eccoci qua, proprio, opla, eccoci qua, la pagina ufficiale che ci segue, ci supporta e ci saluta. Come noi ovviamente ricambiamo e aspettiamo e invitiamo tutti a presentarvi, perché anche chi magari non conosce il biathlon non può perdersi questa occasione appunto per entrare nell'atmosfera che regala questo fantastico sport, godersi una gara sulla salita della Uberalm è qualcosa che non potete perdervi. E se invece volete stare più comodi, ci sono le ampie tribune, zona poligono, e poi chiaramente il tendone, perché il tendone di Ma Anterselva non c'è da nessun'altra parte, no? è il contesto che è super divertente, dai, non si può non Speriamo vedere. di divertirci su tutti i fronti, dal poligono al tendone, all'altro, meglio non specificare, rimaniamo così. E chiunque ci sia, insomma, ci faccia un fischio che magari riusciamo a trovare per bere una birra e festeggiare insieme. Speriamo non solo l'atmosfera, ma anche qualche bel risultato. E quindi niente, io direi che abbiamo esaurito, diciamo, gli argomenti per questa serata. È stato sicuramente molto molto interessante tornare a occuparci anche di una nazionale straniera. Abbiamo già in serbo, insomma, qualche idea per riportare, come abbiamo fatto l'anno scorso, qualche ospite internazionale. Sicuramente
insomma, da voi, quindi continuate a seguirci. Io ringrazio Nicolò e Arianna. Ciao, mi dove bisogna andare? Ovviamente tutto potete seguire sul nostro sito biathlonazzurro.it, classifiche aggiornate, diciamo, nel weekend in tempo reale, giorni feriali, magari un piccolo ritardo dovete concedercelo, e statistiche, cronache, interviste e fantabiathlon naturalmente, quindi continuate a stare con noi che ci divertiamo tutti insieme. E niente, vi lascio con la sigla che, come di consueto, ormai apre e chiude, questa rassegna del lunedì. Ciao a tutti e grazie mille. Ciao, ci vediamo ad Anterselva. Ciao, ciao, ciao.